Antonella Clerici ha deciso di rompere il silenzio e parlare delle cure particolari a cui è stata costretta a sottoporsi, rivelando una verità clamorosa. La conduttrice e regina dei cooking show, durante gli anni di carriera, ha sempre parlato a cuore aperto della sua vita alle telecamere, cercando di raccontare al pubblico gli eventi che hanno segnato il suo percorso, come è avvenuto di recente. Antonella Clerici, infatti, non molto tempo fa ha parlato del modo in cui è cambiata la sua femminilità con l'arrivo della menopausa, cercando di cambiare anche le proprie abitudini quotidiane, persino in campo alimentare. All'inizio dell'estate, inoltre, ha subito un delicato intervento per la rimozione delle ovaie, deciso dal proprio medico durante il controllo di una cisti. Ma la storia non finisce qui. La conduttrice ha deciso di rivelare un altro momento molto importante per lei, lasciando i suoi fan senza parole. Antonella Clerici a ruota libera, costretta a fare punture ogni giorno. Antonella Clerici ha sempre cercato di prendersi cura di se stessa, anche con cure molto delicate che, per molto tempo, ha tenuto nascoste ai fan, ma sulle quali ha deciso di uscire allo scoperto con rivelazioni fatte in diretta televisiva. Durante una lunga intervista rilasciata a Domenica In, parlando a cuore aperto con Mara Venier, Antonella Clerici ha rivelato come in passato è stata costretta a effettuare una cura molto delicata, per la quale doveva prestare molta attenzione. Per questo motivo, aveva imparato a farsi le punture da sola, anche prima di andare in onda. Il dramma nascosto di Antonella Clerici, uno dei momenti più importanti della vita di Antonella Clerici, arriva nel lontano 2009, con la nascita della figlia Sophie Mael. Una gravidanza fortemente voluta dalla conduttrice, arrivata dopo un aborto spontaneo che aveva profondamente segnato il suo cuore. Disposta a tutto per realizzare il sogno di maternità, Antonella Clerici si è sottoposta a una cura lunga e delicata, così come lei stessa ha rivelato a Mara Venier ospite di Domenica In durante l'edizione del 2018. La conduttrice, infatti, in diretta televisiva ha dichiarato: «Sì, ho voluto fortemente diventare mamma, facevo cure pazzesche. Sono testarda, mi facevo le punture sulla pancia prima di andare in onda». Antonella Clerici ha poi concluso il suo racconto a cuore aperto: «Prima di Mael avevo perso un bambino, ma sono tenace e positiva e sapevo che sarebbe successo.